Vedi tu, sono un sognazio, e pezzi che, e pezzi che no. Oggi facciamo un torrone siciliano, torrone o torrompo o il coccante. E mettiamo 200 grammi di mandorle, questi qua, a tossare a fuoco, così. Il forno di 180, per il tempo che tossano, 10 minuti, quello che so. Allora, 200 grammi di mandorle e 150 grammi di zucchero, così. Zucchero. E lo mettiamo nel fuoco, poco, poco, basso, basso. Accendiamo qua. Vediamo se partorisce qua, e perché il capo partorire. Ah, se partorisce. Domanda, io non ci vedo, da domanda. E lo mettiamo qua. Senza acqua, senza niente. Dopo, man mano che lavoriamo, vi faccio vedere. E nel frattempo ci prepariamo il tagliere, perché che ci vorrebbe una bavata per la lavorazione. Man mano che lavoriamo vi faccio vedere. Ci prepariamo il tagliere così e ci mettiamo l'olio sotto. Così. Avete visto? Mettiamo l'olio sotto. Così. E ci mettiamo la carta a fondo, così, così poi lo lavoriamo qua. Ora asciutiamo il tempo che ci prepariamo le cose e dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo, ci vediamo dopo. E allora, quando avete preparato la base del tagliere così, con la carta, che dopo che ci montiamo il torrone, il torrompo, il coccano, si spremono un pochettino di limone, così, vedete? E ce lo mettiamo nello zucchero, qua. Lo zucchero senza acqua, senza niente, così, vedete? E ci mettiamo un po' di limone che facciamo cuocere. Ora dico io, c'è chi c'ha il termometro, c'ha per misurare lo zucchero, a noi questo non ci riguarda, facciamo tutto a occhio. Togliamo vedete il fuoco come deve essere basso, così. Nel frattempo non dobbiamo dimenticare che abbiamo le mandorle a fuoco. Ora riusciamo. Vedete come si scioglie? Fuoco lentissimo. Ci vuole pazienza, che bisogna aspettare. Ecco, le mandorle sono tossate, vedete? E lasciamo tutto qua. Dobbiamo aspettare solo che si scioglie lo zucchero, così. Ora, appena è sciolto lo zucchero, dobbiamo essere seri, perché qua la lavorazione non è cosa, esatto, cosa, vedete? Due cucchiai si mettono così. E ci mettiamo un cucchiaio di miele, che il miele serve per tenerlo elastico, va? Elastico, bello morbido, e questo.
e mettiamo circa un cucchiaio e mezzo di cucchiaio di me, così. Ecco, ora appena è pronto lo zucchero, appena è pronto lo zucchero, che ci vediamo, vi faccio vedere ancora un passaggio, ci vediamo dopo. E allora, vedete come che va sciogliendo lo zucchero, come che si va squagliando piano piano, perché che deve essere fuoco bassissimo, così. Vedete, noi non abbiamo noi il termometro per misurare la temperatura, deve essere 90 gradi, no? Sono tutte chiacchiere e decentevo. Si guarda così e si va avanti. Guarda, ancora che si deve sciogliere. Quando è tutto sciolto che mettiamo le mandorle, vi faccio vedere ancora un passaggio. Assodiamo e ci vediamo dopo. E allora, quando lo zucchero è in questa densità, vedete? Questa densità, sempre mescolare piano piano, guarda, in qua, così, vedete? Si prendono le mandorle e se ci mettono dentro, così. E adesso dobbiamo fare cuocere un pochettino di le mandorle, perché devono cuocere ancora di lo zucchero. Vedete qua? Adesso dobbiamo fare cuocere un pochettino. Ora, assuotiamo. Quando siamo pronti vi faccio vedere ancora un passaggio, perché devono cuocere ancora. Assuotiamo e ci vediamo dopo. Vedete? A questo punto che c'è? Guardate qua, vedete? Da questo punto che ci siamo. Adesso scendiamo tutto e vi faccio vedere ancora. Aspetta che mi prendo qua, se no ma brucio. Ecco, guarda, le buttiamo tutto qua così, vedete? Ecco, questo è tozzone croccante, come volete chiamare, questo mettiamo l'acqua, perché sennò dopo per toglierlo non si può togliere, che dopo che vi dico com'è che si pulisce. Ecco, mettiamo questo così e adesso con la spatola, guarda, così ci aiutiamo con la spatola, perché questo ora si deve fare freddo, spatola e coltello, così. Ma dobbiamo fare così. Aspetta, facciamo così, questo se è caldo, no? Le mani, prima che si fa freddo, si bagnano la spatola e si bagna, no? Perché sennò non si può modellare, così. Bagniamo. Queste sono quelle che fanno pure pesare il torrone. Ogni tanto bisogna tirare di qua. Lo mettiamo qua così. Vedete? Adesso si va facendo il più freddo, si bagna sempre la spatola con l'acqua e si modella così. Certo, noi abbiamo fatto poco perché ne facciamo poco così. E questo è il torrone, il torrompo, il croccante. Allora, assodiamo
Quando è pronto e freddo, dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Adesso tanto, ci vediamo dopo, dopo, dopo. Allora, mentre è ancora caldo, si intacca così. Questo ce lo mangiamo noi. Si intacca così, come lo volete tagliare, lo tagliamo, mentre è ancora tiepido. Se no dopo non si può tagliare e poi ce lo mettiamo da parte. Ora voglio risalutare io questa signora che vuole essere risalutata, la signora Alfia Liotta, la signora Alfa Liotta che abita a Porto Giaguaro, provincia di Venezia. Ora ci prepariamo perché poniamo qua per impiattare e vi faccio vedere ancora un passaggio. Ci vediamo dopo. E allora, quando è tagliato, vedete, lo mettiamo qua così. Lo mettiamo qua, questo lo mettiamo sopra e questo lo mettiamo qua così. E questo è il torrompo, il croccante. Vedete? E abbiamo un po' di datteri, dattole. Così, e le mettiamo pure qua, così. Così mettiamo tutte. Ecco qua. Oh, e sono qua. Croccante, che dopo questo, con il croccante, dopo facciamo il semifreddo alle mandorle, e i rattoli, i dattoli. Per quanto riguarda, per pulire il tegame, che c'è lo zucchero, che abbiamo risciolto lo zucchero, se dovesse attaccare, si mette l'acqua e si fa bollire, così. Prima la pettorire, perché avrei la pettorire, vabbè, un'ora andremo con un'occhiata. Comunque, se ci mette l'acqua e si fa bollire due, tre bolle, poi si butta l'acqua e si pulisce normalmente. Se non si toglie lo zucchero, si fa questo lavoro due volte e tre volte. Adesso il croccante è pronto. Adesso il croccante, il torrone, il torrompo, un torrone e dattole così abbiamo messo, sono pronte e pesate. Tanta salute! Rotognaccio, bene gatto!